Gli atleti della kickboxing di Nino Team di Sulmona sono tornati con due medaglie d'oro da Riccione, dove hanno preso parte al Criterium e Coppa del Presidente, gara a livello nazionale per gli sport da ring con oltre 400 atleti iscritti nei vari settori della kickboxing riguardanti il contatto pieno. Sono stati 4 gli abruzzesi presenti, di cui 3 del team di Nino. A conquistare l'oro Alessia Di Meo e Federica Santilli. Nella categoria meno 65 terza serie, Alessia Di Meo si è distinta con una brillante prestazione contro un'ostica avversaria del nord. La vittoria le consente di accedere alla seconda serie, compiendo un grande passo per gli incontri pro. Federica Santilli, nella categoria meno 52 terza serie, ha fatto registrare un debutto con i fiocchi nel mondo degli sport da ring. Fresca del titolo dello scorso anno nella Kick Light, è riuscita ad agguantare il successo con una prestazione ottimale che ha avuto un verdetto unanime. Non è andata bene invece a Maurizio Presutti, che nella categoria meno 71 terza serie ha affrontato un avversario ostico che è riuscito successivamente a vincere altri 2 incontri e ad aggiudicarsi l'oro. La giornata agonistica in quel di Riccione può ritenersi ampiamente positiva per la società Peligna. Soddisfazione viene espressa dal maestro Davide Di Nino. Non c'è modo migliore, ha affermato, per dimostrare il lavoro svolto nei mesi scorsi con 2 ori nel contatto pieno. Felice per il successo delle ragazze e di tutto il gruppo, composto da persone umili e corrette che con tanta passione e sacrifici portano in alto il nome della Di Nino Team. Il prossimo appuntamento è fissato per il 15 marzo con le nazionali di Kick Light.